Salve, grazie di esserci. La vittoria di Michele Emiliano consolida e rilancia un ciclo di governo lungo del centro-sinistra in Puglia. Tra 5 anni e anche meno il passaggio di consegne con De Caro, sindaco di Bari. De Caro è l'ultimo cavallo di razza del centro-sinistra in Puglia, traete voi le conseguenze. Invece i gruppi dirigenti territoriali del centro-destra sono sempre lì, fermi, immobili, col pensiero rivolto alla prima sconfitta di Raffaele Fitto, anno di grazia 2005. Di quella generazione Fitto era indubitabilmente il prodotto migliore e ancora adesso il suo profilo tecnico, la sua statura di amministratore della cosa pubblica è incomparabilmente superiore rispetto al suo ceto politico. Fitto aveva un'idea di come governare la Puglia, decidendo tutto lui, e anche per questo evidentemente ha perso. E le cose si replicano pari pari nel centrodestra di Capitanata, perché guardate, noi siamo convinti che in un lontano giorno, di un lontano anno, compreso tra il 2050 e il 2060, Franco Di Giuseppe morirà. Ma già allora sarà troppo tardi per i quarantenni di oggi, perché come arriveranno al 2050? Arriveranno stanchi, sfibrati, estenuati dall'eterno confronto con la generazione di Di Giuseppe e quella immediatamente precedente. Sono il vero blocco conservatore. Sono loro a dare le carte, a dettare l'agenda. Sono loro i candidati in servizio permanente effettivo ad ogni tornata elettorale. Li ritroviamo sempre. Sono i candidati consiglieri comunali di Foggia. Sono l'espressione di quel piccolo mondo antico, di quella bolla del tempo di ieri che è la massima assemblea elettiva del capoluogo. Perché non c'è tornata elettorale a cui appunto non possono non candidarsi, perché hanno esigenze, una necessità specifica che è quella di conservare i loro apparati, il loro bacino elettorale, e sono terrorizzati dall'idea che qualcuno possa entrare, insidiare, strappare questo o quella quota di consenso e quindi indebolirli. Ma sono i consiglieri comunali di Foggia, altrove sono poco conosciuti, usiamo un eufemismo, nel senso che non hanno costruito reti, filiere, organizzazioni anche in provincia. E c'è un dato che lo conferma, il dato che viene fuori dall'ultima tornata elettorale. L'incidenza dei consensi presi nel capoluogo, parliamo dei candidati consiglieri comunali del centrodestra, cioè i De Miglio, i Longo, i Miranda, eccetera, non i Big Gatt e De Laurentiis, l'incidenza dei voti del capoluogo è pari al 50-80%. L'unica eccezione è Leo Di Gioia, l'amletico ex assessore regionale, che riesce nell'impresa di, come dire, mantenere poco più di un terzo del voto complessivo, del magro bottino finale, 2500 voti, a Foggia. Parliamo di 700-800 voti. Evidentemente a Foggia lo conosco e hanno deciso di evitarlo, ma non è tanto questo il problema. Il tema vero che noi abbiamo davanti, il tema vero che ha davanti quella generazione di quarantenni è: che fare adesso? È evidente che servirebbe una rottura generazionale, prima ancora di idee, non diciamo di valori, e di buone pratiche politiche. Ma dove, come, che fare? E qui è, come dire, è, diciamo così, il tema. Noi pensiamo 3 cose. Uno, che i partiti, per come li conosciamo, siano appunto impraticabili, inagibili dal punto di vista democratico. Non c'è salvezza, non sono scalabili. Sono scatole vuote oltre che chiuse. 2, non ci sono leadership nazionali solide e connesse regole del gioco elettorale, evidentemente, che consentano a queste leadership di investire sulle nuove generazioni, sulle energie di un territorio. 3, l'incognita candela, tutta locale, evidentemente, e cioè riuscirà finalmente, magari alla fine del suo secondo mandato, il sindaco a trovare una quadra tra le esigenze, le ambizioni sue e della sua famiglia e le convenienze del, come dire, campo largo della sua coalizione, sperando che magari ci siano anche ricadute positive per la collettività. La speranza è l'ultima a morire. Queste sono le 3 variabili. Che fare? Probabilmente oggi serve anche riorganizzarsi davvero al di fuori di questo sistema chiuso, impenetrabile, che sono appunto i partiti di questa
coalizione perdente, è destinata a perdere ancora a lungo. Grazie, alla prossima.